I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Tontola. Tontola. Allora ragazzi, buongiorno, buongiorno, benvenuti Radio DJ, questo è il volo del mattino. Stamattina alle 6 sentivo anche da voi? Sì, perché te sei biesposto. Mamma mia, sono biesposto. Biesposto 12, 13, 14, su roba alta, roba alta. Non ti facevo biesposto. Biesposto, io sono biesposto. Avanti. Vi dico solo che, cari ascoltatori, che Radio DJ è in via Massena 2. Sì. E io stamattina sono entrato al 4, perché non riuscivo a fermarmi a 2. Tirava così tanto vento che mi sono acceduto. Come la bora. Ma dicevo, mi sono attaccato alla maniglia, più niente, sono entrato al 4. Poi lì al balconcino dietro che non tirava vento ho saltato. Come state? State bene? È stato un buon weekend? Ah no, è già martedì. Hai cancellato la puntata di ieri. Allora, ieri ho riascoltato poi la puntata. Davvero? Perché abbiamo continuato a dire che era brutta. Ti posso dire che non era brutta per niente. Non era brutta per niente. Ma era tutta fiction io quando dico così. No, è che noi siamo veramente abituati a quella roba là. Standard. C'è ancora la standard. Sì, no. Ma che... Ragazzi, sigla, perché come ieri ci ha detto un ascoltatore, mettete troppa carne al fuoco. Intanto è l'unico programma radiofonico che sistema le vocali. Ultimamente stiamo imparando questo, quello, la foto, la moto. Mi si accusa. Felicità. Sul volto tuo felicità. Qualcuno dice che ieri ha riso molto anche durante il giorno, ricordando che tu, Viola, hai chiuso col botto. Ho chiuso col botto. Hai sbottato. No, hai detto a Maurizio: quanta manca sta fine di puntata. Ragazzi, ma ieri siamo andati in pubblicità alle 9:21. Ieri proprio abbiamo arrancato. Allora, qua un ascoltatore, vediamo cosa leggo. Leggiamo un po' di messaggi. Sì. Subito. Ciao Fabio, ma tu porti gli occhiali da vicino. Da vicino. Porti gli occhiali da vicino? Allora. Perché le sono andato. Da mo 51, poi intanto uso il computer. Comunque sono andato a fare la visita dall'oculista. E mi ha detto che da lontano solo Superman mi batte. Cioè, mi ha detto che io ho tipo, nonostante l'età, tipo. Anch'io ti batto. Tipo 11 decimi, cioè, sì. Una roba comunque che da lontano così. Da vicino, ovviamente, il braccio è sempre più allungato, no? Per leggere. Sai quelli che. Certo. Hai visto quelli al ristorante che non solo allungano il braccio, ma accendono la luce del telefono. Quelli che passi, mi dico, mi accendi un attimo, cioè, telefono. Sì. E dico, se vuoi te lo tengo da questa parte del tavolo. E tu vieni. Ma perché vai nei ristoranti con le luci soffuse? Nei ristoranti infatti, illuminati bene. La regola mi ha detto l'oculista. Quando leggi che ci sia la luce buona. No, perché io invece con la bajur la sera già vedo le ombre che si muovono come dei fantasmi. Non capisco. La luce buona, diciamo, è una buona misura, no? Del braccio. Nel senso, se vedi che. Allora lui mi ha messo gli occhiali. Certo. E io nel mettermi gli occhiali quelli così che mi mette dentro le lenti adesso, nel mettermi gli occhiali ho fatto cioè mi sono accorto che ero in una battaglia da anni. Attenzione, prima di scrivere il libro nuovo, quindi l'anno scorso, non li ho messi. Perché lui mi ha detto, ricordati solo che quando li metti non c'è più il point back. Io li metto per leggere. Per legge? Sì, per leggere. Per legge, cioè per leggere, basta. Esatto. No, perché lui mi ha detto, se tu li metti, c'è una canzone degli anni 90 a discoteca, The Point of No Return, gli Smash, lì, come si chiama? No, quindi chi era? Che pezzo era questo qua? Sono troppo giù. Point of No Return. Io ce l'ho non riesco a leggere. Sento. Prova un secondo. È questa. Sì. Non te la ricordare di che anno c'è scritto? Ciao. No, come si chiama? Sentori. Che ti ha amarrato da discoteca. Ma dove le tiri fuori? Questa, guarda, è dalla tasca di Albertino. C'è un ascoltatore che sta ricordando. Guarda, The Point of No Return, è una bomba. Comunque noi
non li ho messi perché siccome io dimentico tutto, perdo tutto, dopo cioè, ho detto io avrei perso un casino. Allora quindi ho fatto una fatica, ma difatti il libro è pieno di errori. Certo. Senti lì. La cassa in quattro così. Che tamarrata che era. Quando è Halloween, Viola? Oggi. È stasera? Oggi. Sulle feste, stasera? Tutte le ragazze con le calze tutte a reti rotte. Più in America. A me piacciono un sacco le donne che usano il carnevale Halloween per vestirsi. Con la scusa del carnevale. Non è carnevale. Sì, però le vedi vestite da. Ah, io mi vesto da donna gatto, con tutte col tacco, tutte. Un po' da. Un po' da. Che si la donna calza tutta rotta, tutta sexy. Cioè si vestono sexy, un po' così, però dicono: è per carnevale. Ma io t'ho vista cosa vuoi, ma io t'ho vista cosa cerchi. Oggi così. Comunque, siccome è Halloween, sì, ho messo questa canzone per te. Per me? Perché per Halloween? Back in Black, tutto l'anno, tutto l'anno. Dai, fate godere la vostra autoradio, ragazzi. Non ci vedo, oggi è martedì, c'è scritto lì. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. Da che cosa stai scappando? È bastata questa canzone per risollevare, come dire, la fama di questo programma che ieri aveva un po'. Posso dire, ieri noi l'abbiamo. Siamo stati noi a dire. Voi a dirci: no, ma non è brutta. Noi autocritica, siamo stati bravi. Abbiamo ricevuto qualche richiesta di rimborso. Sì, sì, però oggi già con questo, già con Elodie e Back in Black ci siamo già rifatti. Ci siamo rifatti. Allora, attenzione, ragazzi, guardatevi attorno nella vostra vita, metaforicamente, non adesso. State guidando, guardate dritti. No, guardatevi attorno nella vita, pensate alla vostra famiglia di provenienza, quindi il papà, la mamma, fratelli se ne avete, sorelle, così. Poi guardate i vostri colleghi, dove siete al lavoro stamattina, guardate quelli con cui avete più confidenza, magari state in un posto dove come qui siamo in tanti, però poi alla fine sono gruppetti, no? Ognuno c'ha il suo, ok. Poi guardatevi dalla famiglia, se l'avete fatta, la vostra, quindi vostra moglie, vostro marito, i figli, così, o comunque il fidanzato, la fidanzata, i vostri affetti, sì, e i vostri amici, stretta cerchia, i vostri amici, sì, quelli d'infanzia, quelli nuovi, insomma, sì, quelli con cui uscite a bere, a mangiare la pizza, quello che è. Pensate a tutti loro, quanti saranno? Io pochissimi. Io sono tanti, però sugli amici sono sempre stato uno selettivo, che preferisco averne pochi. Ma a me le tavolatone da 30 persone, che poi tanto parli solo con i due che hai davanti. Ah, sì. A me piace andare a tavola in 3-4, okay, che si parla, cioè a me piace avere quelli lì. Quindi voi sarete alla fine. Beh, io sarò una ventina, dai, una ventina, dai, anche di più forse. Dai, ci siamo anche noi. Sì, sì, vi metto in fondo al tavolo, metto anche voi. A te Maurizio, siccome io e te ci vediamo bene da lontano, se tu stai a capotavola di là e io qua, io e te comunque comunichiamo. Basta che paghi tu alla fine. Beh, io sempre quel gesto lo faccio sempre. Fai una venticinquina. Dai, una persone. Okay. Allora, attenzione, pensate a queste persone. Sì. Ok, adesso vi dico una cosa importante. Vuoi mettere il ragazzo? Sì, sì, ok, sì. Vai. These are the five types of people that you need in your life. A comforter. A confronter, a challenger, a counselor, and a celebrator. A celebrator. At any rate, that is what I heard you tried to do. Allora, queste sono, dovete pensare a tutte le persone che vi ho detto, queste sono le cinque tipologie di persone di cui abbiamo bisogno nella vita. Sì. Ok? Uno, il consolatore. Sai che in spagnolo il consolador è il vibratore? Ah, sì. Il consolatore, sì. Ma comunque, vabbè. Il consolatore. Il sanzia. No, scusami. Il sanzionatore. Sanzionatore. Cioè uno che ti riprende quando sbagli, sì, diciamo un po' così. Che ti punisce. E ti punisce. Ce l'ho, ce l'ho. Lo sfidante. Ce l'ho, ce l'ho. Lo sfidante, quella. Non sfigante, sfidante. Il consigliere. Sono io che. Scusate, il consigliere. Riparti, no, aspetta. Uno. Consolatore. Sì. Sanzionatore, sì, sfidante, uh-huh, consigliere, celebratore. Allora, siccome state guidando, state facendo altro, se andate sulla mia pagina Instagram, sulla story c'è tutta questa cosa che sto leggendo, no, così ve la leggete con calma. Sulla mia c'è già, tra l'altro, con l'errore, no, quindi è speciale. Ok, vabbè, comunque andate lì e ve la leggete sulle Maurizio mie story. Maurizio ha detto, allora, sentite le cose.
hai bisogno di un consolatore, cioè una persona che prenda il ruolo del consolatore, perché la vita sicuramente presto o tardi ti farà male, e se non avrai accanto qualcuno che ti conforti, attenzione, finirai per tornare proprio da colui che ti ha ferito. Quante volte è successo queste storie d'amore che finiscono boom e poi non c'hai uno che ti tira, ci ricadi dentro. Il sanzionatore, cioè quello che ti bacchetta, hai bisogno di aver vicino una persona che ti dica in modo diretto quando sbagli. Non hai sempre ragione, per capire quando sei in torto è necessario che qualcuno te lo dica. Maurizio, hai capito? Sì, ho capito. Il provocateur, le provocateur, le Jean provocateur, il provocatore, hai bisogno di una persona che ama così tanto, che ascolta così tanto e che vive in un modo talmente straordinario da sfidarti a diventare una persona migliore. Ma sei tu nei miei confronti. Ragazzi, qua tutti abbiamo pensato a me, ovvio. Sì, sì. Certo. Hai bisogno anche del consigliere, hai bisogno disperatamente qualcuno dalla cui saggezza puoi attingere a pieni mani. Sì, di nuovo io, no, ragazzi. Che megalomane. Infine, hai bisogno di un celebratore, di un celebratore, qualcuno che non ti faccia passare un giorno senza festeggiare le tue piccole vittorie, figuriamoci poi quelle grandi. Una persona sola può incarnare tutti e cinque questi ruoli, e più persone possono coprire uno stesso ruolo. Sì. Ci stiamo? Sì. Ma attenzione alla frase finale, eh? Ma se ci sono persone nella tua vita che non coprono nessuna di questi ruoli, magari stanno occupando uno spazio che non si meritano. È che certi amori hanno dei giri e poi ritornano. Questo è il podcast del Volo del Mattino. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. E tu magari ascolti questa canzone e quelli della mia età la associano sicuramente a una storia d'amore, perché è il classico da dire a una ragazza. Io mi ricordo quella ragazza quando è uscito questo disco a cui dedicavo questa canzone, noi amici mai, perché lei chiese di rimanere, c'eravamo, no, ci siamo lasciati, però noi amici mai, perché noi ci avevamo, quella roba lì così, sì. No? E poi guardate per caso, magari, non so, una ragazza di 30 anni, 31 anni che passeggia per la strada e dice oh, noi amici mai, e lei non era ancora nata, non coglie la referenza. No, perché questa canzone è del 91, eh? Ma che... Chi frequenta gente che è nata dopo il 91, Fabio? Che è nata prima o dopo? Dopo il 91. Dopo il 91. Non hai... Donne no. Dopo il 91? Ma che sei matta? Te. No, io no, vorremmo di uscire la sera. Io frequento donne di 91. Cioè, con mia mamma cena alle 6, ha detto alle 9. Una del dopo 91 e allora si va in un locale. Cosa? Io la parola locale penso solo che è uno del posto. Comunque del 91 vuol dire che ha 32 anni, quindi non è neanche così giovane come ci immaginiamo. No, lo so, però una ragazza di... Vabbè, io veramente, se c'hai io come dico sempre, a me la mia donna ideale, sì, se dovessi scegliere, perché purtroppo ormai ma chi me se piglia, però la vorrei, diciamo, 55-60 in su, con tutti i valori del sangue sballati. Allora, ne ho diverse all'ascolto, fatevi sentire. 3, 4, 7. Mandate anche la foto degli esami del sangue, li voglio tutti sballati, colesterolo a 1000, trigliceridi che non si sa. Mi raccomando, la voce di fumo, scusate, la voce, esatto, da sigaretta, esatto. Tipo ciao, mi chiamo Marinella e facciamo l'amore nel parcheggio del Continente, del Decathlon. Sai quante ce n'è? Ai, ai, sentire, ai, aiuto. Radio DJ è anche in podcast on demand, dove vuoi, quando vuoi. Oggi con gli AC/DC e i Rolling Stones abbiamo un po' fatto Virgin Radio, the Virgin Radio. Allora, arrivano un sacco di messaggi di donne con gli esami sballati, quindi volevo dire, al di là della battuta, ma perché ci avete tutti gli esami sballati? Poi vai a vedere che cosa intendono loro. Il colesterolo è più alto per tutti ormai, perché poi ogni tanto cambiano i valori loro. Uh-huh. Cioè tu vai e ti dicono, fino all'anno scorso era 15, quest'anno è 12, no? Come a un certo punto è arrivata la bomba della vitamina D, a un certo punto ci siamo guardati in faccia, eravamo tutti scarsi di vitamina D. Io prendo la vitamina D. Vedi, probabilmente o che la buttano sul mercato e dicono, ragazzi, qua bisogna cominciare a dire che serve, non si capisce. No, è che stiamo molto al chiuso. No, vuol dire, noi a Milano, soprattutto con la stagione che arriva, è giusto, però non è che un siciliano gli puoi dare la vitamina D, no, capito, no.
Allora, poi dei messaggi. Parliamo di cose serie. Perché parliamo di cose serie. C'è una situazione. Parliamo delle maschere. Delle... Eccomi, no. Silvia, 56 anni. Con un po' di dolori e qualche valore sballato. Ci sono. Fabio, eccomi. I dolori. Lo vedo con un po' di dolore. Caro Fabio, ecco. Oddio. Sessantenni tipo media adesso, altro che da leccarsi i baffi. Ho avuto paura. Ma i vostri di baffi? Stai attento, Fabio, che quel che chiedi ti sarà dato. Adesso che facciamo? Fabio, lei. Io 63, a colon irritabile. Anche affascinante. Sono a Milano. Ecco. Due minuti sono lì, Colon irritabile. Quello è brutto. Ciao, c'ho il colon irritabile. Posso... quello è un fastidio. Mamma mia, sì. Ciao Fabio, io ne sono 50, quindi devo aspettare ancora. Sei troppo fresca. Ciao. Per me. Scusami, sì. colon irritabile. Irritabile, pancia gonfia, come dice la Stefi. Un attimo così. Devi tanto idrocolon, ma subito, come prima cosa. Già, facemmo una puntata. Se volete, io chiamo la mia dottoressa dell'idrocolon, che è la regina dell'idrocolon. Possiamo fare una diretta. Sì. Una diretta. Io posso fare l'idrocolon in diretta. Intanto l'idrocolon. Sì. Subito, prima cosa. Sì, sì, sì. Scusami, l'altro la dottoressa Colcaz, no? Sì. Un paziente ha annullato il suo appuntamento. Allora, la riceviamo subito. Le presento la dottoressa Colcaz. L'altro giorno ho parlato con un primario di un ospedale. Di Milano. Okay. Sì. Che sarà dentro, a cui ho chiesto sta roba dell'idrocolo, perché sì, dice che fa male, perché toglie la chifidice. Allora ho chiesto a lui, che è un medico, e lui mi ha detto no, non c'è problema così. Ma addirittura io ho avuto delle pazienti che non andavano mai in bagno e hanno iniziato grazie all'idrocolo. Ne avevo perfino una, mi ha detto, che per riuscire ad andare in bagno chiedeva a suo marito di camminarle sulla pancia. Ti dico solo questo. Io ho avuto, adesso non è il tema, gente che sta pucciando la brioche del cappuccio. No, non è il tema. Però già, ma questa comunque, questa qui del Corita me la metti via il numero. Aspetta, te la fai risentire. Ciao Fabio, io ne sono 5. Aspetta. Troppo giovane, questa Fabio. Non mi piace. Ecco. Io 63, colon irritabile. Sì. Anche affascinante. Sono a Milano. Due minuti sono là. Ti aspetto coi sali inglesi. Fabio, se ti serve sta donna, te faccio sempre conoscere mia moglie. Vai tranquillo, c'ha tutti lei i dolori. Ma non è dolori, è valori. No, ma però mi piace anche coi dolori. Dolori. Vabbè, dolori e valori sono le mie. Cosa ti piace in una donna? Dolori e valori. Però mi fate ridere. A me mi fate ridere. Il volo del mattino è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. Questa versione di Harvest Moon è sempre molto bella da ascoltare. Credo sia una delle canzoni che abbia più cover nella storia del mondo. C'è questa, c'è Creep dei Radiohead, e poi vabbè tutte quelle jazz, quelle hanno tante versioni, stanno, no? Cheek to Cheek. Sai qual è molto bella che dobbiamo mettere una mattina? Vai. Che è un po' lenta, però. È un po' buona la polenta. Sai, mi sono fatto i funghi ieri. Ah. E non avevo la polenta, cioè non avevo la farina di mais a casa. Perché quindi? Quando ho fatto i funghi. Così. No, poi io ho mangiato con delle verdure, ho fatto le uova. Maitake? O dei funghi. Quelli lì al supermercato bianco, champagne. Sì, ho mangiato poi con le verdure, ho fatto l'uovo perché non avevo proteine in casa se non l'uovo, però quando io vedo il fungo mi chiama la polenta, proprio polenta, porco Giudas. Volevo dire, è un po' lenta adesso, però ci avviciniamo al Natale e ve la metto un po' di canzoni lente, ve le mettiamo quella che c'è la versione di Ray Charles, Come Raining Come Shine di Ray Charles. Sì, cioè dovrebbe esserci quella più famosa, la sua, magari ne hai di qualcun altro. Comunque Cam, come vieni, vai su Spotify. Lo dico agli ascoltatori, quelli che questa sera hanno un appuntamento galante a casa, che lei entra, lui entra e si beve anche col marito, la moglie, vi aprite una bottiglia di vino, no? Amore, vieni qua. Non fatelo solo quando corteggiate, fatelo con la donna con cui state. Amore, apriamo una bottiglia stasera. Fammi vedere i valori del sangue. Mi sembri un po' troppo in fondo. Ecco, dovete mettere questo, se poi ce l'avete in vinile. Senti. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come.
Ti amerò come non ti ha mai amato nessuno, che ci sia la pioggia o il sole, cioè nei momenti belli o nei momenti brutti. High as a mountain, deep as a river come rain. Non mi viene voglia di far l'amore con questa... Esatto. Non mi viene voglia di far l'amore questa canzone. Questa però non è Ray Charles. I guess. Infatti quella di Ray Charles è più bella, però non fa niente, io infatti avevo chiesto quella. Ma dunque, beh, Frank Sinatra adesso è come Michael Bublé, comincia a mettersi la giacca, calma, la cravatta, no, nel senso, no, che adesso arriva il Natale, adesso arriva il Natale e come saltano fuori, cioè adesso Frank Sinatra arriverà, certo, bella. Sono i crooner in generale. Bello, dobbiamo rimettere quella dove racconta la sua vita, no? Ci sono due canzoni bellissime di Frank Sinatra, una che è quella ovviamente My Way, che dice io l'ho fatta a modo mio, la mia vita, questo è il mio modo, eh. E poi un grande cavallo di battaglia, ricordiamo. Esatto, il karaoke era il mio pezzo forte. E poi ce n'è un'altra dove racconta quando è stato licenziato, ha perso l'amore, così, però insomma dice finché la vita mi darà, finché c'è una primavera, dopo l'inverno, insomma, quindi molto bella. E poi c'è quella bellissima di Edith Piaf, quella che dice io non ho nessun rimpianto. Cosa state dicendo? Mi è venuto su tutto il catarro che c'è. possiamo lasciarla? No. Ma cos'è che avete detto insieme? Rion! Ah, genetic dice, crack. Mai, io non c'ho mai. Senti qua. No! No! Rien, niente di niente, figa! No! Non regretto rien. Non mi impianti, figa. Lasciala! Viola, ci traduci il testo adesso, vai. Questa a 60 anni con i valori, ma la canti bene. La sigaretta. Lei i valori ce l'aveva, vai. Che classe. Cosa dice? Io me ne frego del passato, io non ho niente di cui vaffanculo, cioè questo è un gran vaffanculo. Oh, che roba. Tremolo. Je repars à zéro. Riparto da zero. Riparto da zero, perché no? No! Rien de rien! Ho capito! No, je ne regrette rien. Non regrette, non regrette. Ni la vie. Non si riesce a togliere. Finita. Non rimpiango niente. La mia vita. Carne sua. Carne morta. Sa come fare tua. Capito? La mia vita inizia con te. La mia vita inizia con te. La sera quando aprite quella bottiglia. Iniziate con Frank Sinatra e finite con lei. Yeah. Poi questa nudi? No! Regalia! Questo è il podcast del Volo del Mattino. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Allora ragazzi, qualcuno di voi... No! Allora ragazzi, qualcuno di voi domani non ci ascolterà, perché domani è il primo di novembre, non andate al lavoro, quindi non accendete la radio in casa, magari stasera fate tardi, vestiti da vampiri. È un peccato, perché io sento che la puntata di domani sarà molto bella, perché intanto è festa e quindi abbiamo meno pressione, e poi perché domani ho deciso che metto quella di Frank Sinatra, Circle, che volevo, di cui ho parlato. Tra l'altro, se avete tempo, se avete Spotify, quello che è, andate a cercarvela, Circle. È veramente metto un pezzettino. Circle, te ricordi? Ma che si mette domani? Aspetta, no, possiamo parlare. Senti. È il mio telefono. So I'm down, so I'm out.
Ecco, basta. Bene, perché deve solo invogliare ad ascoltarci domani. Abbiamo la traduzione, perché qualcuno diceva: io non avevo mai pensato che questa canzone di Edith Piaf volesse dire questo, ma è un inno meraviglioso alla vita. Abbiamo un ascoltatore che ce l'ha tradotta. Sentiamo. Niente frega niente, non me ne frega niente. È proprio così. Il senso è questo: me ne frega niente. Se non sbaglio, Maurizio mi ha detto questa cosa, se non sbaglio questa canzone è stata cantata dopo che lei aveva perso un grande amore. Sì. Aveva perso un grande amore. Tutte le sue canzoni sono sempre frutto di grande dolore. È bello anche il film, ragazzi. Accidenti. Che arriva il ragazzo lì, quello che gli dice la Vie en Rose, che è un militare, gli porta scusa, il testo. Ma non era mica con Marion Cotillard. Sì. Sì. Alla faccia. E c'è la scena in cui questo ragazzo militare torna e dice: oh, io ho scritto sta canzone che è la Vie en Rose. E dice: non so se la vuole cantare. E dice: dove non va da nessuno. Sarà un insuccesso. Ci è piaciuta tanto. Ci è piaciuta. Allora, allora fine. Ah, è fine? Sì. Mi è piaciuta questa puntata, lo devo dire. Ieri abbiamo detto che non ci piaceva, oggi mi è piaciuta. Qua sotto mi dice Nicola il portinaio: ci sono almeno 7-8 ultra sessantenni con dei fogli a 4 con sugli esami del sangue. Prendetelo voi e crofici. Scendo subito! Radio DJ, la trovi anche in podcast.